Ciao a tutti ragazzi, i più attenti avranno già sentito della polemica che si è accesa nel mondo UFC dopo le parole di Tony Kelly nell'angolo di Andrea Lee nella pausa fra round dell'incontro con Viviane Araújo. That's what they're gonna do. They're dirty fucking Brazilians. They're gonna fucking cheat like that. Guess what? We came to fuck somebody up. Then we will. Ovviamente non sono mancate le reazioni dai tanti fighter brasiliani come Durinho, che si chiede se Tony combatta ancora, postando poi questa foto di Yanez, che sarà proprio il prossimo avversario di Kelly, insomma un messicano per fare giustizia sommaria al popolo brasiliano. Yanez risponde alla questione con un non proprio una bella figura e tre facce, c'è col sorriso sbarratino. Risposta anche di Chris Cyborg, che cita Kelly e fa i complimenti alla Araújo, uscita vincitrice, per aver chiuso la bocca al gringo. Belal, sempre leggero, dice che i consigli dell'angolo sono stati osceni e che Andrea continua a frequentare dei razzisti. Alcuni commentatori americani hanno definito la Lee e tutta la sua squadra come una manica di pagliacci. Immagino che la questione accenda l'animo dei politologi e antropologi della sezione commenti, quindi scatenatevi. Intanto Iri Prohaska sembra in discreta forma per il prossimo incontro titolato con Glover, direttamente da una scuola abbandonata della sua Repubblica Ceca. Non può esserci video di aggiornamenti senza il tweet di Conor che scrive e poi cancella di voler comprare Twitter. Simpatica battuta di un commentatore che dice che Conor è già il capo di Twitter e l'irlandese lo cita dandogli ragione, aggiungendo che continuerà a usare sporadicamente il social delle minchiate brevi. Passando a pesi leggeri leggermente più attivi nell'ottagono, simpatico scambio social fra Chandler e Poirier. Dustin aveva perculato Michael storpiandogli il cognome citando il mento e Chandler risponde citando un dato storico, ovvero che l'ultimo KO di Michael Johnson prima di quello di sabato notte era stato proprio ai danni di Poirier nel lontano 2016. Poirier prende la battuta con filosofia. Dopo la sconfitta per infortunio di sabato, Rakic ha rilasciato questa nota ufficiale sui suoi profili social dicendo che l'infortunio in realtà è stata una recidiva di un problema già avuto 3 settimane fa nel fight camp. Pensava di aver vinto entrambi i round e che nelle riprese successive avrebbe fatto ancora di più la differenza grazie al suo cardio disumano. Qua cito un dato eccezionale di 36 battiti cardiaci a riposo. Comunque fa i complimenti a Jan e dopo l'infortunio spera che la UFC gli concederà il rematch contro il polacco. Passiamo invece a uno dei figuri più amati, tra virgolette, del mondo dell'MMA, ovvero Ali Abdelaziz, già manager di Khabib e ora di Makhachev e Dariush, lancia questa provocazione. Chi merita di combattere per la cintura dei leggeri? Ovviamente non Oliveira, ma proprio i suoi protetti. Ditemi cosa ne pensate nei commenti. Chiudiamo con Tony che rifiuta l'invito di Oliveira di allenarsi insieme a Shoot Boxing in Brasile, in questo estratto di una recente intervista dopo la devastante sconfitta per KO. Charles reached out to you, Charles Oliveira, about wanting to train together. Is that something that interests you at all, or do you think that was just kind of more for like the social media clout for you? You know, I don't think it's social media clout. I have to really reflect on what he said, because Shoot the Box is a very good school. But he is in my weight class. I'm one of the only fighters that he hasn't finished. And I went in there in that fight practicing zero jiu-jitsu, Mike. I didn't do too bad. I didn't do as bad as Dustin Poirier and just sitting there, laying there. I stayed active and I went for submissions everywhere. Con questo è tutto, lasciate un super commento per dimostrare il vostro benessere superiore, iscrivetevi, io vi ringrazio, vi saluto e alla prossima. Ciao!